Per Bici Sport, qui Bici Sport, siamo col commissario Marco Saligari. Marco, una tappa che ha dato delle sentenze probabilmente decisive come ci si aspettavano. Sì, il tutto a 3.000 metri dall'arrivo, quindi ha dell'incredibile. Non si pensava che potesse succedere, a quel punto invece è successo, ma questo è il ciclismo. Ecco, un bel crollo quello di Carapaz, perché in poche centinaia di metri ha perso un bel po'. Eh sì, ha cercato di salvare il suo Giro d'Italia, ha cercato di seguirlo, probabilmente ha fatto un grosso fuorigiri e l'ha pagato clamorosamente. Ecco, però tu Hindley te l'aspettavi, l'avevi già visto brillante, no? Hindley l'avevo già visto brillante, era tra i miei favoriti, però le sue quotazioni nelle ultime tappe, insomma, erano un pochettino scese. Oggi ci ha stupito in maniera positiva a tutti, grande spettacolo e grande vincitore probabilmente di questo Giro d'Italia edizione 105. Ecco, diciamo, te l'aspettavi ma non così forte probabilmente, no? No, un crollo così da parte di Richard Carapaz, proprio sfido chiunque potesse dirlo prima di vederlo. Che lui che della solidità, no, ha sempre fatto, esatto, il suo marchio di fabbrica. Esatto, sì. Senti, Landa invece non ha avuto le gambe per quell'impresa che tutti gli chiedevano, no? Sì, ha fatto il suo, ma oggi credo che abbiano parlato più che altro le gambe. C'erano pochi tatticismi, quello che avevano nelle gambe l'hanno tirato fuori. Ne aveva di più Hindley, semplicemente. Senti, splendida vittoria invece di Alessandro Cobi, che in un primo momento sembrava un'azione forse per formolo, forse per smuovere le acque, è venuta fuori l'azione della vita, no? Questo Giro d'Italia ci ha insegnato che, insomma, i coraggiosi vengono premiati, se poi sono coraggiosi e anche di talento vengono premiati maggiormente. E anche giovani, tra l'altro, italiani, no? Infatti, siamo felicissimi. Senti, per quanto riguarda invece Vincenzo Nibali, un po' in difficoltà ma comunque una difesa strenua, no? Beh, direi, insomma, la sua età dignitosa, col Giro d'Italia che ha fatto, essere nei primi 5 in classifica generale, insomma, da come si era presentato dopo l'ascesa nella sua Catania in cima all'Etna, direi che chiude un gran Giro d'Italia, può essere soddisfatto anche secondo me. Senti, oggi Ciccone come l'hai visto? Si è fatto scappare Covi, poteva muoversi meglio? Eh sì, perché ha fatto un gran finale anche lui, arrivando terzo, però insomma ha perso l'attimo buono in un momento dove forse Covi ha sorpreso tutti. Certo, senti, Ciccone andrà al Tour, secondo te può puntare alla maglia Pua? Può essere un suo obiettivo? Assolutamente sì, però insomma le grandi corsa tappe ci hanno abituato che continuamente escono giovani di talento. Peccato che non sono tutti con un cognome italiano. Certo, senti, per la cronometro di domani, se tu dovessi dire un favorito straniero e un favorito italiano. Beh, un favorito italiano, insomma, senza ombra di dubbio direi Affini, sperando che il percorso possa strizzargli l'occhio. Anche Sobrero, no? Esatto, e Sobrero, insomma, campione italiano della specialità. In campo stranieri non lo so, io credo che domani però potremo avere ancora delle sorprese. Ecco, e come ultima domanda ti chiedo, il podio ormai non cambierà, è questo, a meno che non ci siano ribaltamenti clamorosi, ormai il podio è questo. Sì, direi di sì, 17 chilometri, non c'è più lo spazio per recuperare quel tipo di ritardo. Poi tutto è possibile, ma non credo che sia tutto possibile proprio in occasione della tappa di domani. Perfetto Marco, grazie. A voi.